Oh, finalmente una bella vittoria, tonda, netta, con sprazzi anche di bel gioco, tante occasioni, la dimostrazione insomma che quando abbiamo i titolari possiamo dire la nostra. Non sapevo, ora questo mi riparte di nuovo con i proclami di vittoria. Chiedete scusa a Pioli! No, semmai è Pioli che deve chiedere scusa a noi, visto che siamo a meno 9 in campionato e fuori dalla Champions, eh? E ti ricordo che anche oggi, due infortunati in partita e uno ieri, quindi diciamo che i nostri problemi sono tutt'altro che risolti. Ma che c'entra Pioli? Oh, Pioli non c'entra mai, mai, mai. La verità è che abbiamo uno squadrone e se non avessimo avuto tutti questi infortunati, non solo saremmo da soli in testa, ma ci saremmo pure qualificati agli ottavi di Champions con 3 turni di anticipo. E se mio nonno aveva 3 palle era un flip. Sei un tifoso. Ma davvero dico, cioè, se come dice il nostro coach non può essere solo sfortuna questa piaga degli infortuni, perché la società non prende provvedimenti? Cioè o i preparatori sono azionisti di maggioranza dell'AC Milan o se no non si spiega perché siano ancora lì. Cioè solo noi abbiamo un allenatore che fa un 2023 osceno e viene confermato, uno staff di preparatori sotto i quali ci sono stati 250 infortunati in 3 anni e vengono confermati. Io se per 2 giorni di fila tardo 10 minuti al lavoro, rischio il posto. Ma che colpa ha Pioli o il suo staff? Magari sono i calciatori stessi che hanno una predisposizione all'infortunio. E tutti predisposti sono. Sì, e allora prima di comprare ci fai un bel check-up completo, tipo il pacchetto che fanno al poliambulatorio qua vicino. Ci fai ecografie, ecocardiogramma, lastre, analisi del sangue, delle urine, gli controlli pure la prostata. E se vedi che c'è anche solo una punta di colesterolo, non lo compri, perché non è possibile veramente andare avanti con questa situazione. Io però sono d'accordo con te, la rosa è molto valida, ma la deve avere in campo la rosa, se no... Vabbè, calmati, dai, e godiamoci questa prestazione sontuosa di oggi. Ah, ma hai visto il gol di Reinders? Incredibile! Sai chi mi ha ricordato? Aspetta, conoscendo il tuo buon senso, che ti ha ricordato? Il gol di Maradona con l'Inghilterra Mondiale, giusto? Ah, ma allora lo hai pensato anche tu! No, conosco la tua deficienza. Comunque no, un bel gol, veramente. A proposito bellissimo di gol, sono felicissimo per il gol di Simic. Cioè, mi ha reso davvero... felice vedere la gioia di questo 18enne che segna la sua prima partita. Ah, pure io sono felicissimo per il ragazzo. Ma poi hai visto che fiuto per il gol alla Pippo Inzaghi. Questo secondo me farà un sacco di gol. È un difensore centrale, santo Iddio. Ma che ha segnato al debutto, quindi... Ok, allora abbiamo trovato un barese con la media gol di Shevchenko, va bene, sì. Per favore, cioè, piuttosto, io sono contento per oggi, ma non mi faccio ingannare perché io lo so... che ogni volta che il gioca il Milan, gli dei lanciano una moneta e il tifoso trattiene il fiato. Cheat. Aspetta... Ah, il trono di spade! Sì. Carino il paragone. Carino, ma poco calzante, visto che nella serie c'era una lotta accesa per il trono. Qua invece a Stefano Targaryen dal trono manco ci provano a spodestarlo. E invece il paragone è azzeccato, perché dal fuoco dei Targaryen ritorna il Pioli's on fire! Pioli's on fire! Tornate in fire! Non provate in fire!